Un saluto a tutti. Oggi a mezzogiorno, come tutti gli altri sindaci italiani, ho rispettato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus. Quindi il pensiero va anche alle famiglie che hanno subito un lutto. Noi da parte nostra stiamo continuando a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per arginare il contagio e consentire di affrontare al meglio questa emergenza. Abbiamo una protezione civile che ringrazio sentitamente, assolutamente operativa, che continua a garantire servizi di consegna a domicilio di pasti, di spese, di medicinali, a dare assistenza alle persone che ne hanno bisogno e i numeri che potete trovare ovviamente nel nostro sito internet. Oggi abbiamo ricevuto un altro, direi l'ennesimo attestato di solidarietà e di generosità dalla comunità cinese, la quale ci ha donato altre 15.000 mascherine. Sono già 31.000 le mascherine che la comunità cinese ha donato alla città di Pordenone. Queste mascherine vengono, come sempre, consegnate alla Protezione Civile che le distribuisce tra gli operatori sanitari, sociali, forze dell'ordine e volontari stessi, ovviamente, cioè coloro i quali quotidianamente operano a stretto contatto con persone contagiate o che potenzialmente possono ammalarsi. Stiamo distribuendo le mascherine a domicilio. So che la distribuzione va a rallenti, ma questo non dipende da noi, dipende dall'approvvigionamento che riceviamo settimanalmente. Per ora sono 2.900-3.000 mascherine alla settimana e quindi un po' alla volta arriveremo in tutti i quartieri. Vi prego di portare pazienza perché, ripeto, il fatto che le mascherine arrivino in quantitativi limitati non dipende da noi. Nel frattempo abbiamo rifornito ulteriormente alle farmacie comunali. Ieri sono state bruciate le mascherine che avevamo comprato, ce ne sono altre. Anche in questo caso chiedo rispetto, senso della misura, intelligenza, cioè noi vogliamo dare due mascherine a testa in farmacia che si possono comprare ad un prezzo assolutamente popolare. Non si apprezzano i furbi che magari vanno più volte, che mandano più familiari a comprare mascherine, non ce n'è bisogno. Chi sta a casa e rispetta le normali precauzioni, la mascherina non dovrebbe neppure utilizzarla, ma se avete bisogno, ripeto, le trovate presso le nostre farmacie. Abbiamo creato anche un altro servizio. Troverete il numero di telefono, il numero WhatsApp delle farmacie comunali sul sito del comune. Potete mandare un messaggio e prenotare i vostri farmaci. Vi risponderà la farmacia in modo tale che non giriate a vuoto, ma possiate recarvi in farmacia quando appunto i vostri farmaci sono pronti. Abbiamo anche pensato di implementare un servizio. Per adesso seguivamo telefonicamente, anche grazie all'apporto di alcuni professionisti, medici e psicologi, le persone anziane seguite dai servizi sociali. Abbiamo deciso di implementare questo servizio telefonando ad un database di 3.500 persone over 70 sole. Avremo un gruppo, un'equipe di protezione civile che da lunedì incomincerà a chiamare a casa queste persone per sapere se le cose vanno bene o se hanno bisogno di aiuto e di assistenza. È un modo per essere vicini a chi in questo momento è sicuramente più fragile e che più pesantemente di altri sta subendo l'emergenza coronavirus. Ricordo anche che i nostri servizi sociali non hanno mai smesso di lavorare, quindi coloro i quali erano seguiti prima dell'emergenza continuano ad essere seguiti, sia attraverso screening telefonici, sia anche attraverso ovviamente l'attività domiciliare. Era un dovere e io ringrazio anche i dipendenti del comune, quelli che sono in smart working, ma soprattutto coloro i quali continuano a garantire i servizi essenziali a favore della nostra comunità. Domani dovremo essere in grado di potervi dare le informazioni definitive circa il riparto dei 270.000 euro ricevuti dallo Stato per i buoni spesa. Stiamo cercando di trovare dei criteri quanto più equi possibili per consentire di non dare briciole, ma di dare magari delle somme più consistenti per fare delle spese robuste a coloro i quali si trovano in condizioni di reale marginalità e difficoltà, cioè in prossimità della povertà. Dobbiamo creare appunto questi criteri di discrezionalità perché altrimenti rischiamo di sbriciolare questo fondo dando delle piccole mance. In realtà preferiamo concentrarci su chi è in reale difficoltà e consentire loro di fare una spesa anche se una tantum. Domani, ripeto, avremo le informazioni più precise su come accedere al fondo e su dove reperire eventualmente i moduli. Oggi abbiamo dato una risposta anche al mondo della scuola che ci chiedeva del materiale informatico per garantire la continuità didattica con i ragazzi che vanno a scuola, insomma, cerchiamo di intervenire a 360 gradi. Avrete visto anche che alcuni cantieri, anzi non li avrete visti perché non potete girare, ma forse sulla stampa o in televisione, alcuni cantieri hanno ripreso l'operatività. E questo perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che alcuni cantieri debbano continuare ad essere attivi.
Oggi pomeriggio, più tardi, avremo anche una videoconferenza con l'Unione Industriale e con l'Associazione dei Costruttori per capire quali altri cantieri debbano proseguire. Ed è chiaro che non lo facciamo a cuor leggero, lo facciamo per rispettare dei doveri di carattere giuridico e ovviamente lo faremo insieme alle categorie, imponendo un controllo severo sul rispetto delle norme di sicurezza per le maestranze. Anzi, domani mi recherò con la sola Mirante a ringraziare quanti devono continuare a lavorare nonostante l'emergenza. Infine, vi informo che sempre sul sito del Comune trovate un modulo, mi rivolgo a coloro i quali hanno dei negozi chiusi, delle attività. Un modulo nel quale le ditte possono iscriversi perché poi verrà pubblicato appunto sul nostro sito per fare consegne a domicilio. Parlo di consegne e non di vendita. La vendita non si può fare a domicilio, si può solo consegnare. Uno telefona e poi riceve a casa la merce. Quindi coloro i quali sono interessati a implementare l'elenco delle aziende che fanno servizi a domicilio possono ovviamente compilare questo modulo. Infine, diciamo questo, i dati sul rallentamento dei contagi, il fatto che si ammalino meno persone, sono dati incoraggianti, sono dati che danno fiducia, che danno speranza, che forse stiamo arrivando ad un momento in cui possiamo intravedere la luce alla fine del tunnel. Ecco perché voglio ringraziare sentitamente, di cuore, sinceramente, tutti i pordenonesi, che hanno dimostrato un senso civico e una responsabilità fuori dal comune, perché hanno rispettato scrupolosamente, diligentemente le norme di sicurezza e di prevenzione. Sono stati pochi, una frangia assolutamente marginale, coloro i quali se ne sono infischiati di loro stessi e degli altri, non rispettando le norme. Proprio per questa ragione, cioè il fatto che rallentino i contagi, che si possa intravedere la luce fuori dal tunnel, ci impone di rispettare ulteriormente questo isolamento, l'unica barriera che abbiamo per combattere il virus. Mi rendo perfettamente conto che è un periodo complicato e difficile, ma i numeri ci stanno dando ragione. Mando a tutti un grande abbraccio, vedete che ce la faremo. In bocca al lupo a tutti.